Il Cesena torna in Serie B. Il colpo di testa allo scadere di Edoardo Pierozzi su punizione mancina battuta da Donnarumma stende un ottimo Pescara 1-0 e fa esplodere gli oltre 15.000 del Manuzzi proprio quando la pratica promozione aritmetica sembrava rinviata al prossimo turno. Il club romagnolo torna così in cadetteria dopo 6 anni, mentre è la quarta promozione in carriera dalla C alla B per Mimmo Toscano, architetto di una cavalcata straordinaria con il traguardo tagliato quando mancano ancora 4 giornate di campionato. Il successo del Cesena qualifica matematicamente ai playoff nella fase nazionale della Torres, oggi a quota 72 punti in classifica. I sardi sono seguiti a ruti da Carrarese e Perugia. In scia per la post-season spiccano Gubbio, Pescara, Juventus e Next Gen, ieri vincente sulla Virtus Entella nel recupero per 2-0, Arezzo, Pontedera e Rimini, battuto 5-0 l'Olbia. Quest'ultima che ha sollevato dall'incarico il tecnico Marco Gaburro, isolani che hanno deciso di puntare su un tipo di scelta interna sulla promozione dal tecnico della prima squadra Obegar Biagioni, attualmente allenatore della Primavera dei Bianchi, che occupa il 6° posto nel girone A della Primavera 3. Festa rinviata invece per il Mantova nel girone A, fermato dall'1-1 al Martelli dall'Atalanta Under 23. Wieser ha risposto al vantaggio nerazzurro di Serau Diao. Poi tante occasioni da una parte e dall'altra, l'ultima con Burrai che stampa sul palo la punizione che sarebbe valsa la promozione. Altro match point tra una settimana sul campo di Renate. Quarta vittoria di fila della Triestina che si riprende il 3° posto ribaltando così l'Arzignano e superando provvisoriamente il Vicenza, fermato dalla pioggia a 6°, partita sospesa al 12° sull'1-0 per la Pro. Il Legnago, pur raggiunto nel finale dalla Pro Patria, centra il 15° risultato utile consecutivo. In zona playoff oggi ci sono Padova, finalista di Coppa Italia, persa contro il Catania, appunto Triestina, Lanerosse, Vicenza, Legnago Salus, Atalanta Under 23, Gian Erminio, Lumezzane, Pro Vercelli e Trento. Ancora in gioco, visto che alla conclusione del campionato regolare mancano 4 giornate che possono confermare o ribaltare il tutto.